parte che fa un rumore sta cosa che non finisce mai. Comunque, vi piace il mio nuovo look? Non è qui a caso, non è assolutamente qui a caso questo cosino qua. Allora, voglio provare a fare una cosa. Io cambio idea sul come voglio i miei capelli veramente ogni 2 secondi. Un giorno li voglio lunghi e biondi, un giorno lunghi e rossi, un giorno lunghi e neri. Poi anche il caschetto bello, sia nero però anche biondo. E poi mi piace anche, cioè tipo il pixie cut. Ogni giorno penso a quello che voglio fare. Poi mi piaceva la frangetta, però poi a volte no. È complicato, è complicato. Quindi per ora, diciamo, per non rovinarmi i capelli, non ho fatto grandi cose. Questi sono i miei capelli. Ora c'hanno la piega di un paio di giorni fa che avevo fatto i capelli mossi, non più di tanto direi. E appunto, siccome domani me li dovrei lavare, ho comprato una cosina e volevo provare con voi a vedere come starei con i capelli castani senza dovermeli tingere chiaramente. Io già me li ero fatti castani un paio d'anni fa, se non ricordo male. Mi piaceva il risultato in realtà, cioè me l'ero fatti del mio colore naturale, solo che poi con l'estate, l'acqua del mare e tutto, mi sono tornati col biondo che avevo sotto, quindi ciao ciao castano. Quindi proveremo oggi questa avventura del colorarmi i capelli. Quindi partiamo! Il prodotto è questo, assolutamente non sponsorizzata da questa roba qui. Oddio, come sembrano scuri, chissà come verranno. Questo è il prodotto che voglio provare a utilizzare. Sostanzialmente si tratta di un prodotto che è per il ritocco, cioè tipo per fare le radici scure per chi ha la ricrescita bianca e, o colorata, eccetera eccetera. Ora, non mi piace sta cosa che le donne non possono avere i capelli brizzolati o bianchi e debbano per forza trovare soluzioni per coprire tutti questi capelli che sono la vergogna, però il video non è su questo. Il video è su come stai io con i capelli scuri. Quindi, senza allargarci troppo in cose, direi di provare da subito, anzi attiviamo pure la ring light così i colori sono più belli sparati. Proviamo subito, così io mi metterei lo specchio davanti perché sicuro faccio casini. Cioè tipo ora che mi vedo così mi piacciono biondi, dico ma perché li dovrei mai scurire? Però dall'altro lato dico, però io mi rompo di farmi il biondo, anche se ora non me lo faccio più così spesso. Però questa cosa di farmi lo Schultz, quella una volta ogni 2 mesi che me la faccio, un po' mi rompe. Però tipo ora che mi vedo con sto coso rosa, gli occhi chiari e i capelli biondi, mi piaccio tantissimo. Quindi agitiamo questa magia e vediamo. Io non so neanche che tipo... Tanto come si apre? Ok, qua c'è il coso per aprirlo. Che tipo di spruzzo faccia, cioè nel senso se è una roba che spara o va delicato. Quindi non saprei dove provare. Ah, c'ha il mirino, come dire. Il mirino, sì. Quindi direi che è abbastanza mirata come cosa. Invece a me serve per tutti i capelli, fantastico, non è che posso togliere il mirino. Quindi forse non è stata l'idea migliore quella di comprare sto coso. Non è che lo posso staccare? Non vorrei fare stronzate, ma lo vorrei staccare. No, quindi direi che questa cosa funziona solo per qua. Proviamo, dai. Uè, è bello scuro, ok. Wow. Mi sento tipo quando... Oddio che puzza! Apriamo! Oddio che puzza! Apriamo assolutamente! Che schifezza! Fortuna che non sono sponsorizzata da sta roba, perché poi dovrei dire che fa schifo. Quando ero piccola, tipo per le festività di carnevale e cose del genere, a volte mi facevo le tinte, finte ovviamente, di vari colori, oppure col brillantinato, la puzza è la stessa. Quindi continuiamo questa magia, mi sa che i capelli me li lavo stesso oggi. Però girerò altri 2 video con i capelli scuri, quindi... Facciamo così... Dai, scuri sono scuri, sembra che c'è una ricrescita della Madonna! Adoro, questi come cavolo faccio a farli senza morire? Che schifo! Devo vedere come fare questi. Mio Dio che puzza! Devo trovare un metodo, non ce la faccio così. Allora, proviamo così. Chiaro, così vedo un tubo, però almeno. Ok!
facciamo solo un lato, che dite? Perché non so questa cosa se mi dura per tutto il capello. Wow! Adoro! Allora, questo dice fino a 25 applicazioni. Io sto facendo 25 applicazioni in una volta. Fantastico. Mi sento finta, come se non fossi io. Ecco come mi sento, come Ciccina di Rapunzel quando le vanno via i capelli biondi. Un colore, le dita. Oddio! Ah, le dita, no! Ah, ma come faccio gli altri video poi? Faccio una parte bionda e una marrone, fantastico. Buono come risultato. Vorrei riuscire a fare anche l'altra parte, quindi farò il possibile. Perché sennò non mi sembra veritiero come look. Spero di riuscire di non restare attesa. Faccio almeno la parte davanti, anche perché devo fare anche altri video, se no come li faccio. Allora, riutilizziamo il mio amichetto che ormai è zozzo. Beh, mi sono colorata la testa. Ah. Adoro. Chi non vuole colorarsi un po' di testa? Oddio, sta già finendo. Adoro. È già finito, ma io sento ancora il prodotto. No! Ah, forse perché lo devo tenere più dritto. Se non lo tengo dritto non ce la fa. È finito. Quindi questi li gettiamo indietro e così sarei, oh mio Dio, un'altra persona se avessi i capelli scuri. Togliamo ora sto coso, pure zozzo. Oddio, sarei un'altra persona. Veramente, wow. Adoro, adoro. Io vorrei completare questa cosa e fare pure l'altra parte. Quindi mi sa che ora scendo e vado a comprarne un altro. Eccoci qui, siamo tornati. Abbiamo il bottino. Eccoci qui, continuiamo con questa cosa. Sono uscita con i capelli da un lato di un colore e dall'altro di un altro? Sì. Allora, considerando che non posso assolutamente cambiare la riga perché sennò usciranno nuovi capelli biondi, nei video di tinte utilizzano sempre maglie e magliette, ma chi è che usa il Kiwi? Allora, a parte che sono orribili da toccare, una cosa schifosissima. Vabbè, del resto questo si usa solo per la ricrescita, però che schifo. Allora, vorrei finire di fare questa parte di biondo che non è andata via. Quindi tutto, insomma, e iniziamo. Qua c'è un po' di biondo che non è andato via, però vabbè, ora non siamo super precisi. Ora sì, finiamo di fare questi sotto. Ok, ho ancora capelli dietro? Vabbè, ovviamente sì. Ovviamente sì. Però non li muoverò più di tanto, quindi anche se non li posso chiaramente fare tutti. Sta finendo pure questa, lo sento. Finita! Oddio, oddio, però mi piace. Andiamo a vedere che dice mia nonna di questo look. Che dici? Senti, più piccola. Più piccola? E con che l'hai fatto? Uno spray. Ah, sì, lo tenevo pure io. È come fosse la tua lacca, che avevi la lacca colorata. Ah, tipo quello, Ah, pensavo invece che eri fatto con lo shampoo. No, già li avevo asciugati in un secondo. Bene, a parte che non mi sento io. È strano tutto ciò, molto. Insomma, questa sono la nuova mia. Non è male nel complesso. Cioè, non lo so, dovrei capire. Dovrei capire tipo dalla fotocamera del mio telefono, che sono più abituata a vedermi. Ok. Invece dallo specchio mi vedo molto meglio. Quindi questi sono i capelli. Chiaramente non tutti quanti sotto sono un bel po' più biondi. Però
Non male. Secondo me dovrei mettere uno sfondo dietro, perché così non si capisce che cavolo. Si vede più la mia faccia. Col biondo è dispersivo, invece con i capelli scuri subito c'è il focus alla mia faccia. E devo ammettere che con gli occhi chiari non è male. E quindi eccoci qua con l'effetto finale, con uno sfondo bianco per vedere un poco meglio, ma insomma sarei più o meno così, il che mi fa... Vediamo con la ring light in faccia. Blech. Ecco, in realtà sì, il primo approccio è perché mi vedo più bianca io di faccia con i capelli scuri, un po' troppo bianca, considerando che io sono già abbronzatina, non sono bianca come sarei bianca. Cioè già sono abbronzatina perché in questo periodo di quarantena sto prendendo un po' di sole fuori al balcone, sono anche truccata, quindi col fatto che così non mi convinca del tutto, poi figuriamoci, questa è la mia testa dipinta, figuriamoci poi da struccata. Però bello, cioè, però mi piace. Se mi vedo dallo specchio che ho qui, mi piace molto come effetto. Ci sono tante cose che vorrei provare con i miei capelli, quindi vedremo poi nei prossimi video come posso andare a giocarci. E ok, faccio la videochiamata con mio padre, che non mi ricordo se ti ho detto che voglio fare questo video. Intanto sto perculando tutta la chat dei miei amici per fargli credere che sto veramente così, e finora riscontri positivi, ma in realtà, cioè, continuandomi a vedere allo specchio mi stanno piacendo sempre di più. La prova dovrei farla struccata. Se mi piaccio struccata, già ci siamo, perché truccata è tutto facile, anche verde potrei essere. Quindi facciamo un FaceTime a mio padre, vediamo come va. Allora. Wow, e che? Ti piacciono? Sì, carucci. Aspetta, vedi qua, da qua che si vede forse di più la situazione. Che dici? Che devi fare? No, vabbè, ci ho fatto un video di questo colore. Che colore è? È castano scuro. Ah, vabbè. E beh, che dici? Va bene, va bene. Caruccio. Caruccio? Meglio biondo o meglio scuro? Non lo so, che dice nonna? E nonna non si è espressa molto, però ha detto che le piace anche così. E se uno si deve abituare, tesoro, lo stai bene. Esatto. Oddio! Ma sta finito! Oh, nonna! Ok, quindi commenti a caldo su questa cosa. Allora, il prodotto in sé per me fa anche un po' schifo, non è neanche troppo ecologico, però avevo lo sfizio di fare questa cosa. Appunto, per chi ha la curiosità come starebbe con altri colori, secondo me è un'ottima soluzione. Ora non so se funziona a fare il contrario, quindi provare colori chiari su un capello scuro, non lo so se funziona come spray, fatemi sapere se qualcuno l'ha provato. Però provare a vedere come si sta scuri avendo i capelli chiari, alla grande, perché ci hanno creduto tutti, ovviamente, le persone a cui l'ho detto. E a me piace veramente, veramente tanto. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Allora, ragazzi, sono le 2:06. Non riesco a dormire perché tutta questa cosa, cioè, praticamente mi sono buttata due spray di sta roba nei capelli, brutte da morire. Mi sento come se avessi pulci di tutto di più nei capelli, e io devo proprio essere una situazione esagerata per alzarmi la notte e fare qualcosa tipo quello che sto per fare. Mi sto per lavare i capelli, ma a quest'ora sono stanchissima, però non ce la faccio a dormire, prude da morire, prude tantissimo. E quindi ora laviamoci questi capelli. Non so nemmeno quanti shampoo ho fatto. Ho male al collo che non finisce mai. Che ore sono adesso? È 2:24, è stato un sacco di tempo a capo sotto. Mamma mia, e non sono neanche sicura che sia andato via proprio tutto il colore. Secondo me il prossimo shampoo andrà via proprio tutto. Anzi, siccome questo asciugamano è bianco, lo scopriremo tra pochissimo. Oh, mi sembra pulito. Dai, almeno questo. Le mie 83 passate di shampoo sono servite a qualcosa. Ora mi vado ad asciugare i capelli. Allora, ragazzi, sembra che ci siamo, anche se da questa luce no, però in realtà si sono tornati chiari, non so perché da questa luce non pare. Mi sono asciugata tutta questa parte qua delle radici, le lunghezze le ho lasciate bagnate, perché comunque sono le appunto 2:20. Voglio svegliare tutto il palazzo e quindi ora me ne torno a dormire. Mamma mia, che prurito. Sto cambiando pure le federe del cuscino, non che fossero proprio macchiate, però comunque cambiamo tutto, va.
Buongiorno ragazzi, io credo di essere arrivata veramente 7 shampoo ieri e pensavo fossero tornati biondi, invece è ancora scura la situazione. Però basta, non mi faccio lo shampoo anche oggi. O me li pettino, ieri poi non li ho pettinati, li devo asciugare perché sono ancora bagnati. E vediamo un po' che ne esce. Alla fine è tutto a posto, ho dimenticato di fare l'ultima parte del video in cui vi dicevo che poi, non quel giorno, però un paio di giorni dopo mi sono rifatta lo shampoo. Il colore è ancora scaricato, non poco, e adesso sono tornati in realtà biondi, biondi normali, chiari. Quindi, come conclusione totale di questa cosa, ovviamente io non so il prodotto usato in maniera corretta, se possa dare questo fastidio, perché come detto ho avuto la reazione allergica, sì, però quel prodotto sarebbe da usare un attimo un po' per le radici. Io mi sono svuotata 2 flaconi in testa, quindi me lo potevo anche aspettare anche avesse questa reazione, quindi non so se usato per quello che deve essere usato come funziona, però io usandolo in questo modo non ve lo consiglio e non lo rifarei. Ciao.